Ciao, in questa puntata parleremo di alcune info tecniche. Sì, non continuiamo in questo momento la parte dei plugin, l'ho sospesa momentaneamente per parlare di alcune informazioni importanti, in quanto sono appunto informazioni tecniche che tutti dovete sapere per continuare a utilizzare il programma, per fare alcune operazioni con il programma. Apriamo qui le mie note del progetto. In questa puntata parleremo di tutti i file che possono essere aperti sull'AMS. Vedremo che sono file di vario tipo. Chiaramente questa puntata potrebbe sembrare un po' banale, però ci sono alcune particolarità che è giusto spiegare. Innanzitutto, il formato principale è chiaramente il formato di salvataggio di LMS. I formati di salvataggio possono essere di tre tipi. MMP era il formato iniziale con cui venivano salvati i progetti inizialmente, ed è un formato XML leggibile anche a occhio nudo, quindi potete aprire un MMP e capire cosa sta accadendo nel progetto. Per evitare di prendere troppo spazio con i suoi progetti, gli sviluppatori hanno deciso di creare un nuovo formato chiamato MMPZ, uno zip del precedente, ossia appunto un formato compresso che quindi non è leggibile da noi, ma che il programma è sempre in grado di aprire. Chiaramente questo permette di avere dei progetti molto più piccoli, più semplici da scambiare. Ci sono alcune piattaforme di scambio, come per esempio Skype, che anche sui pochi kilobyte che può prendere un progetto perdono molto tempo, quindi questo può essere molto utile in questi casi, ma non è leggibile e neanche modificabile manualmente. Sì, perché può capitare alcune volte che per fare alcune cose particolari vi convenga modificare internamente il file del progetto. Tipicamente questo succede quando avete un progetto con un certo VST, questo VST non lo avete più e quindi volete rimuoverlo. Per farlo velocemente, senza aspettare che il programma vi dia l'errore di mancato VST, potete aprire MMP e modificare il tutto. Così come può capitare per altri tipi di file, tipicamente file di suoni, insomma. Può capitare di poter utilizzare MMP in alcuni contesti. L'MPT è un formato leggermente diverso, introdotto recentemente, che si occupa, sto registrando, sì, sto registrando, che si occupa di template, ossia sono sempre dei formati come i precedenti, alla fine il progetto è sempre scritto più o meno allo stesso modo. Tuttavia, se messi nell'opportuna cartella, spunteranno sotto questo pulsantino qui, e abbiamo qua 4 MPT, 4 template, che sono quelli principali. In particolare ne abbiamo uno con il TR 808, che sono appunto un drum kit. Vediamo se riusciamo a sentire un attimo. Ci sono oppure un altro template, Club Mix, sono per lo più template di drum kit, come vedete, acoustic, sono template acustici. C'è l'ultimo, lo sentiamo pure lui, questo CR8000, che è un altro tipo di sintetizzatore. Insomma, abbiamo questi template. E come vedete sono salvati nella cartella di sistema Program Files LMS Data Projects Template, quindi sotto la cartella Data Project Template. Potete anche crearli nella vostra sottocartella. Quindi andate a prendere la vostra sottocartella, create una cartella templates, plurale, e potete inserire dentro dei file salvati in .mpt, e questi verranno listati qui dentro. Io non lo faccio perché non uso i template, però insomma è possibile farlo. Mentre questo progetto che contiene queste informazioni, questo blocco di testo, è salvato come MPZ, come del resto tutti gli altri progetti miei. Io per lo più salvo con quello principale. Per salvare in MMP è molto semplice: prendete il vostro progetto, ops, ho sbagliato pulsante, salvatelo con nome,
Come vedete qui potete scegliere tra MMPZ, MMP e dovete voi scrivere MMP o MMPZ, altrimenti potete cliccare qui per ottenere il template e quindi potete salvare i template. Di default lui metterà il formato zippato. Ok, come vedete sono tre formati ma già abbastanza informazioni. Passiamo adesso a un altro tipo di file che sono file di importazione, cioè file che l'EMS è in grado di importare per poi essere salvati come progetti. Quindi potete importarli, aprirli, fare quello che volete e poi salvare i progetti. E per lo più importerete le note. Abbiamo infatti i file MIDI, che per definizione non contengono suoni ma contengono soltanto note, vari canali con varie note, i file FLP, che sono i progetti di FL Studio. Non so se sapete, ma l'EMS nasce tanti anni fa come alternativa gratuita a FL Studio e si è evoluto rispetto a quello, però rimane ancora la possibilità di aprire i progetti Fruity Loops e chiaramente questi progetti verranno importati nelle loro note, i suoni non vengono importati. E inoltre questo altro formato H2 Song, che è il formato di progetto di Hydrogen, che è un altro programma gratuito chiamato spesso H2, che si occupa per lo più di batteria, quindi creare riff per batteria e loop per batteria. Consente di creare effettivamente canzoni anche con suoni, ma non ha sintetizzatori come ce li ha l'EMS. Tutte le cose che fate su Hydrogen in realtà si possono fare benissimo anche su l'EMS, solo che Hydrogen l'ha sistemate in modo più conforme a quello che può essere l'utilizzo per appunto drum, per percussioni. Ok, questi formati vengono importati da qui, Project, Import. Da Import potete prendere MIDI, FLP e H2 Song. Quindi prendete il vostro MIDI, faccio un esempio. Io i miei MIDI ce l'ho sotto questa cartella, MIDI. Ho vari tipi di MIDI, possiamo prendere una musica, Harry Potter, prendiamo la musica di Harry Potter. Come vedete, dentro, ecco, intanto questa finestra, che purtroppo ancora non è traducibile, vi sta dicendo che non avete un sound font predefinito. Un sound font che cos'è? È un tipo di file, che può essere aperto dall'EMS, come vedremo dopo, e che viene aperto all'interno di un plugin. E questa cosa viene impostata nelle impostazioni, ma non vi preoccupate, basta mandare ok. E lui comunque dovrebbe importare il file MIDI, se non che ogni tanto fallisce e abbiamo crashato il programma. Sì, purtroppo in questo momento è ancora un pochettino falloso su questo. Devo provare prima questa cosa. Purtroppo c'ha qualche problema con alcuni tipi di MIDI. È un problema che si è scoperto da poco. Vi avviso che effettivamente può farlo. Questo è OBS. Può capitare che incontrate questo problema nell'importare file MIDI. Non sono a conoscenza dei problemi per gli altri due tipi di file importabili, però diciamo sì, capita. Comunque sì, potete aprire molti file MIDI. Uno che sicuramente si può aprire, giusto perché l'ho provato. Riprendiamo la cartella MIDI, videogiochi, e c'ho il tema di Super Mario. Super Mario Bros. Ok, non so dove l'ho messo. Eccolo qua. Sì, tante belle cose. Ok, come vedete, questi sono aperti e sono aperti come sound font. Questi chiaramente voi li potete sostituire con tutto quello che volete. Potete mettere il centrico oscillatore. Questo è come. Chiaramente non potete salvare in MIDI in questo momento, perché salvare in MIDI vi farebbe perdere tutte le informazioni riguardo al suono. La esportazione in MIDI è una cosa che verrà aggiunta nella versione 1.2 con poche features all'inizio, con poche funzionalità, ma con funzionalità aggiunte in futuro. Intanto è stata inizializzata, quindi aspettiamo la versione 1.2 per l'esportazione in MIDI, ma come importazione si può fare da quando l'EMS esiste. Passando avanti, abbiamo finalmente i file di audio.
File di audio possono essere di due tipi: file di audio non compresso. Di non compressi, NMS è in grado di aprire per lo quasi tutto. Può aprire infatti WAV, che sono il formato non compresso più conosciuto della Microsoft, i FLAC, che sono un altro formato abbastanza utilizzato anche all'interno del programma, i .RAW, che sono audio RAW, molto audio messo lì senza particolari informazioni, che non viene molto usato, io eviterei di utilizzarlo, tra parentesi, e poi iFE, che è il corrispettivo WAV della Apple. Quindi questi quattro tipi di file dovrebbero essere tutti apribili dall'NMS. Sicuramente WAV, FLAC e iFE sì, RAW non so, non ho mai provato. Comunque, nel wiki troverete se sono aprire. Il wiki dice anche tante belle cose sugli autocompressi, che non mi è chiaro perché le dice, perché secondo il wiki noi potremmo aprire anche gli MP3, cosa che almeno con le impostazioni normali non è possibile. Come audio compresso, i due formati da utilizzare sono Logic ed eventualmente il VOC. Io consiglierei di utilizzare sempre OGG, è anche un formato in cui potete esportare la musica, potete esportarla in WAV o in OGG, non in altro, perché sarebbe sostanzialmente l'MP3 open source, l'MP3 aperto, senza licenze varie. Esportare in MP3 richiede il pagamento di una licenza o l'utilizzo di un particolare dispositivo, che ad esempio in Audacity può essere importato. In Audacity, infatti, se provate a esportare MP3, vi chiederà la locazione di un certo DLL sul vostro computer, che potete scaricare e utilizzare. Un altro formato di audio è il formato Drum Synth. Non è esattamente un formato di audio, in realtà è un formato preset per un sintetizzatore di FL Studio chiamato appunto Drum Synth, un sintetizzatore che sintetizza percussioni e che salva questi preset. L'NMS può aprire questi preset come se fossero dell'audio. In particolare, sono stati utilizzati di default sotto la cartella Drum Synth. Avete una serie di Drum Synth, tutti utilizzabili, e vengono insieme al programma, non sono da scaricare. Questa cartella è piena di drum synth di tutti i tipi, li abbiamo visti poco fa quando abbiamo aprito un template, tra l'altro. Passando avanti, sia il template del CR8000 e sia il template del TR808 contengono questi drum synth. Passiamo avanti. Passiamo adesso a file di altro tipo, quindi abbiamo visto file di progetto, abbiamo visto file di audio. Abbiamo visto i file di importazione, abbiamo visto questo preset di FL Studio. Passiamo adesso ai preset DLMS, quindi agli strumenti, i sintetizzatori DLMS. Esistono due tipi di preset, uno principale e l'altro un po' meno importante. Il tipo principale di file di preset è l'XPF e sono i preset DLMS. Se voi aprite la cartella, i miei preset, My Preset, troverete tutti questi che sono impostazioni dei vari plugin. Un pochettino di cosa medievale. Allora, quindi troverete tutti questi preset che potete utilizzare ed eventualmente salvare. Infatti, nella vostra scheda plugin, qui troverete un pulsantino che vi permette di salvare lo strumento corrente e lo salverete in XPF. Un altro formato che l'NMS può aprire ma non esportare è l'XIZ. XIZ è un preset particolare di ZenithSubFX. Non so se avete presente ZenithSubFX, è questo strumentino qui che in realtà è uno strumento standalone, a sé stante, importabile dentro l'NMS. E dentro l'NMS vengono anche importati tutta la banca di preset che viene con Zen e sono tutti apribili da qui. Tutti questi preset vengono di default, c'è giusto qualcuno io qui in più, e potete utilizzarli liberamente. Questi qua non sono XPF, ma sono appunto XIZ, come leggete qui, se si vede. Ok, e questi erano i preset.
I preset non possono essere aperti da fuori, così come i suoni. Non potete chiedere all'LMS di aprire un XPF. Dovete aprire XPF, dovete aprire l'LMS e andare a cercare dove può essere infilato un XPF. Non potete trovare la cartella sul browser, sull'Explorer del vostro computer, sul browser del vostro hard disk, trovare un file XPF, fargli doppio clic e non partirà l'LMS. Perché appunto l'MS richiede di sapere anche dove volete aprire il vostro preset. Ok, questi penultimi due file sono file di compatibilità. L'MS è infatti in grado di aprire due tipi di file particolari, chiamati PAT e SF2. I PAT sono delle patch da dare in pasto al plugin PATman, che troverete qua. Patman è in grado di aprire i file. Io ho scaricato una banca di pat chiamata FreePats e ha un'infinità di strumenti. Chiaramente non sono di qualità infinitamente grande, sono strumentini che sono stati sintetizzati sulla scheda audio Gravis Ultrasound. È una scheda audio abbastanza famosa che aveva appunto possibilità di sintetizzare tutti questi strumenti e dentro l'MS possono essere aperti. Questa è una funzionalità che è abbastanza rara da altre parti. Diciamo che l'MS punta molto sul riuso del passato. Infatti abbiamo la possibilità di creare dei sintetizzatori come quelli del Commodore, come quelli del NES, come quelli del del Game Boy. Abbiamo la possibilità di aprire queste patch della Gravis Ultrasound, possiamo aprire i preset del Drum Synth, possiamo aprire tante cose appunto per il riuso. Un altro file di riuso sarebbe il file SoundFont, in realtà SoundFont 2, che è un tipo di file che permette di immagazzinare una banca di suoni all'interno dello stesso file. Per esempio, una cosa che consiglierei a tutti di cercare sarebbe, io dovrei avere la mia cartellina SoundFont, sarebbe la banca di suoni del General MIDI, lo standard General MIDI. Questo è uno General MIDI 8 MB che ho trovato, che contiene tutti quei suoni che tutti gli strumenti MIDI posseggono al loro interno. Se avete una pianola con vari strumenti, probabilmente questi strumenti sono 128, vanno da un pianoforte fino a finire a percussioni e a suoni vari come un applauso, e sono tutti i suoni che potete utilizzare liberamente. E sono tutti utilizzabili gratuitamente, e su questi potete, come per ogni altro effetto, applicare i vostri effetti. Applicare i vostri effetti, potete mettere il riverbero, chorus. Questo non si sentono molto perché sono bassi. Insomma, come vedete, possiamo riutilizzare una serie di file. Chi vede bene la mia cartella noterà anche un SoundFont con un sintetizzatore di basso TP303, collezione di synth, pad, Kraftfont, che sono i suoni di Minecraft. I suoni di Minecraft. Vabbè, insomma, ci stiamo divertendo. Insomma, e quindi ci sono questi SoundFont. Ultimo file, che in realtà, diciamo, noi lo trattiamo come un file, ma non è esattamente un file, è un eseguibile. Sono gli strumenti VST e gli effetti VST. Una parolina in più devo dire per loro, perché questi strumenti su Windows si possono aprire nativamente, su Linux hanno bisogno di essere configurati con Wine. Tipicamente dovete installare Wine prima di installare l'LMS e eventualmente trovare una distribuzione di LMS particolare. E
se utenti di Linux, vi consiglio di installare la distribuzione di KX Studio, andare sul sito di KX Studio, dare al terminale i comandi per installare la versione di KX Studio, e d'ora in poi nell'update manager, negli aggiornamenti, troverete aggiornamenti per tutti i software con le repository di KX Studio, tra cui MMS 1.1.3 e tra cui la versione che vi permette di aprire VST se configurate Wine. A parte questa parte tecnica, i DLL, che sono questi strumenti VST, sono di due tipi: strumenti ed effetti. In realtà MMS è in grado di aprire gli effetti come strumenti e gli strumenti come effetti, ma ciò non ha senso. Gli strumenti vanno messi su una cartella che volete, quindi scegliete una cartella per gli strumenti VST, tipicamente se utilizzate altri programmi, questa sarà Program Files VST Plugin o Program Files x86 VST Plugin. E li potete aprire da lì aprendo direttamente il DLL, cosa che vedremo quando parleremo del vestigio, se ne parleremo. Mentre gli effetti vanno messi in una cartella particolare, quindi nelle impostazioni di MMS dovete andare a trovare, dovete andare a inserire la direzione di una cartella che contiene tutti i vostri effetti VST. E questi verranno aperti insieme agli effetti LASPA quando voi andate nella scheda FX, Add Effect. E qui infatti c'ho tutti, questi sono i LASPA. Ah, qui non ce li ho, giustamente, ne ho soltanto uno, il Mini Nova Editor, che non è un effetto, però siccome l'ho dovuto mettere in quella cartella per altri motivi, spunta qui. Non è un effetto, non lo devo aprire, chiaramente. Comunque, vedete che comincia con la scritta VST. Quindi, insomma, dovete un pochettino riconoscere voi se quello che state utilizzando è un effetto o uno strumento. Ok, questo termina questa puntata riguardante gli strumenti, e ci vediamo alla prossima, riguardanti, diciamo, i file che possono essere importati su LMS, nella prossima puntata delle infotecniche, che verrà subito dopo questa. Non sospenderò queste due puntate, non le farò allungare troppo l'una dall'altra. Parleremo dei file in cui LMS può esportare, principalmente due, lo sapete, Ogg e Wave, file di suono, ma di come li esportate. Quindi andremo a vedere quali sono le caratteristiche della finestra di esportazione, le impostazioni che potete dare, con qualche spiegazione un pochettino più tecnica che vi può aiutare. Quindi, se volevate un riferimento su tutti i file che LMS può aprire, questi sono tutti i file che potete riutilizzare dentro LMS per fare musica. Noi ci vediamo alla prossima, spero che il video non sia stato troppo lungo e noioso, però delle info del genere mi sembrava giusto darle. Alla prossima!